così come avevamo preannunciato qualche tempo fa a seguito dello sprofondamento della strada ed essendo venuti fuori dei cunicoli o condotte pluviali che in quel momento non avevamo ancora idea, noi avevamo promesso che avremmo fatto una campagna di indagini e promessa mantenuta, tant'è che adesso oggi grazie a Mimmo Lorusso, che è rappresentante del Centro Studi Didattica e di Vivarc, nonché di Girolamo Liberti per conto dell'associazione Archeo Club di Corato, abbiamo iniziato questa fase di indagini e ora saranno loro a dirci cosa è venuto fuori. Ci tengo solo a dire che da parte dell'amministrazione c'è tutto l'interesse a capire cosa abbiamo. Beh, abbiamo percorso insieme al collega dell'Archeo Club quasi 200 metri di cunicoli scavati nella roccia intonacati, probabilmente risalenti al periodo fascista, ma questo dobbiamo appunto ancora in fase di studio preliminare. Ma soltanto 200 metri percorsi, perché ci sono tantissime diramazioni che si diramano in vari punti della città. È percorribile sia con un percorso normale, a volte anche strisciando. Essenzialmente è acqua pluviale, quindi acque bianche, è interessantissimo.